Giuseppe Romano, segretario generale della FIOM, una manifestazione appunto che vuol dire, ha un significato profondo, basta le angherie di ArcelorMittal e il silenzio del governo assordante, davvero spingono i cittadini a manifestare il proprio dissenso, il proprio sgomento. Sì, se siamo a questo è perché oramai il tempo è scaduto abbondantemente, risposte non ci sono, la multinazionale ArcelorMittal è libera di fare quello che vuole e quello che crede, il governo che deve dare risposta, perché vorrei ricordare è ancora proprietario di questo stabilimento, decide di non decidere, prende tempo e i lavoratori non possono attendere, sono in cassa, le condizioni di sicurezza di questa fabbrica sono sempre più a rischio. Ed è per questo che ci stiamo mobilitando in maniera unitaria. Non è più possibile attendere, il governo deve decidere una volta per tutte cosa fare di questa fabbrica e che risposte dare anche ai cittadini di Taranto. Biagio Prisciano della FIM, abbiamo sottolineato che più volte, solo per miracolo, non si sono verificati in fabbrica dei tragici eventi. Ecco, è davvero sorprendente e avvilente pensare che si tagli addirittura sulla sicurezza, sulla manutenzione. Sorprendente e avvilente, oserei di più, è un atteggiamento provocatorio da parte di ArcelorMittal sia nei confronti dei lavoratori che nei confronti del sindacato, ma dell'intero territorio. Quando un'azienda arriva praticamente a mettere fuori lavoratori di manutenzione e quindi fa meno di quelle che sono le manutenzioni ordinarie e straordinarie, purtroppo si verificano quello che stiamo parlando e ci sono centinaia di esposti che le organizzazioni sindacali di denunce hanno fatto insieme come FIM, FIOM, WILM, USB ovviamente agli enti preposti. E quindi noi chiediamo che ovviamente il prefetto ci convochi quanto prima, perché lo stato dello stabilimento è in abbandono totale con gli impianti, ma poi i lavoratori non possono vivere di cassa integrazione e questo territorio è arrivato il momento che comunque gli si deve quello che merita, perché abbiamo non solo l'atteggiamento arrogante di ArcelorMittal, ma inqualificabile anche l'atteggiamento del governo che continua a essere in silenzio e non dare risposte. Né ai lavoratori, né ai cittadini né al territorio. Antonio Talò della WILM, significativo e importante è il momento di unità tra le forze sindacali. Beh, credo che sia stato un fatto naturale, vista l'evidenza e la gravità dei fatti, quindi come sempre responsabilmente ognuno ha ammainato la propria bandiera per una causa che è comune, che è di tutti. E per questa causa io, se permette, vorrei dire, care istituzioni dove siete, svegliatevi, perché questa città e questi lavoratori hanno già pagato un dazio troppo alto. Cosa aspettiamo? Un incidente mortale? Per esempio, lo dicevano i colleghi, siamo a un livello di sicurezza proprio critico. L'abbiamo lanciato, abbiamo fatto denunce inascoltate. Allora, io credo che siamo in un regime dove la democrazia ormai è un optional. Ci aspettiamo una convocazione dal prefetto che abbiamo cercato nei giorni scorsi, però impegnate. È evidente che le elezioni regionali, seppur importanti, erano ancora più importanti del destino di 15.000 famiglie. Noi ci auguriamo che da questa mattina o le istituzioni tutte si adoperino ad aprire il dossier ex Silva e diano risposte a questi lavoratori, oppure questo è solo un momento in cui la mobilitazione e la rabbia può esplodere anche in altri atti che noi non ci auguriamo, però noi siamo pronti a tutto. Enzo Mercurio, segretario di fabbrica di USB, si parla tanto di Ilva nelle varie tavole rotonde, negli incontri ministeriali, ma purtroppo la realtà è questa, c'è un discorso teorico e c'è una realtà pratica in cui ArcelorMittal fa il bello e il cattivo tempo, anzi sempre il cattivo tempo. Sì, volevo sottolineare che il tempo delle parole è finito, adesso bisogna passare ai fatti e stiamo chiedendo a gran voce al governo che da 2 anni a questa parte segnaliamo, come dicevano i miei colleghi, le condizioni precarie di questa fabbrica
E purtroppo sono passati 2 anni e queste condizioni sono sempre più peggiorate, quindi si rischia molto facilmente all'interno di questa fabbrica la salute e la sicurezza dei lavoratori e anche diciamo, dei cittadini, perché purtroppo questa fabbrica è immersa nella città. E quindi noi stiamo dicendo a gran voce stamattina che il tempo delle parole è finito, adesso dobbiamo passare ai fatti, lo stiamo chiedendo.